Ci siamo. Via. Pronti. Ciao a tutti da Risa in Italia, siamo qui a Lucca. Siamo arrivati ieri dopo travagli in treno e abbiamo provato la versione beta di Risen. Ah, ecco, presento. Alla camera Lorenz. Salve. Io sono Zazzi. Abbiamo qui Zorinik, Capitan Sacchio e l'ammiraglio. Ave. Allora, l'abbiamo provato e c'è da dire che è stato un po' un casino perché c'era un monitor da 50 pollici e la tastiera era sotto, con un mouse molto scomodo. Dalla grafica c'è da dire sostanzialmente che c'è una profondità di campo disattivabile che sembrerebbe che metta in sfocatura gli oggetti anche più vicini e non solo quelli lontani. La qualità delle texture che sembra migliorata, cioè decisamente migliorata. L'acqua è bella, però è da sistemare perché c'è un effetto diverso, il riflesso sulla spiaggia è diverso dal movimento. Si aspettava qualcosa di migliore, visto che hanno puntualizzato che l'acqua è bella, l'hanno migliorata. Sì, ma è buona, è buona. Le animazioni diciamo che non sono così fastidiose come poteva sembrare, ma perché anche a favore di questo c'era il monitor grande, quindi non è che si vedesse chissà che cosa. Però non sembrano così fastidiosi, a parte l'animazione del salto che vabbè quella ormai è stabilito che fa un po' schifo. Non abbiamo capito se per via del televisore o per altro, Patti sembrava parecchio una bambola, plastica. Era plastica. I maschi però erano l'audio, a parte che si sentiva molto poco. No, non si sentiva, non siamo andati avanti. Si sentiva qualche suono, qualche tuono. No, c'è da dire che le voci sono doppiate già in inglese. I dialoghi sembrano. Loro li hanno visti meglio. Dialoghi, stile per le spazio. Ok, poi del gameplay abbiamo visto la famosa scimmia. Che è una trasformazione, cioè un'evocazione. L'evocazione, sì, sì. È la scimmia che appunto il funzionamento è molto simile alla trasformazione in animale, infatti si prende il comando della scimmia, si va in giro per il posto, anche se Colman ha provato a rubare una pagnotta da una casa e la scimmia è stata brutalmente uccisa dalla gente. Ma sicuramente funzionerà. Sacchio ha provato a salire sulla cassa con la scimmia. Non entrava nella finestra, non era confermato. Il pappagallo era equipaggiabile, ma non funzionava. Non sappiamo come si utilizza. Però sembra che funzionerà in attacco. Cioè la descrizione diceva che. Arma da lancio sarebbe. Cioè, stesso discorso per i trucchi sporchi che c'erano. Esatto. Ma non siamo riusciti a fare. Era un po' lento. Tra l'altro a proposito di scimmie ci sono anche le scimmie selvatiche. E questa è la cosa più importante del oggi. Assolutamente sì. Prima che ci dimentichiamo, diciamo anche della camera mobile che un po' per colpa del mouse e anche del monitor facevano ancora più schifo di quanto. Però alla fine è uguale a Risen. No, è uguale a Gothic 3 la Risen. Sì, con la rotellina su Mario il personaggio. C'è a chi piace e a chi non piace. La camera libera a me non ha dato minimamente fastidio. Infatti, c'è a chi piace e a chi non piace. Solo un pochino durante il combattimento. Più che altro è un po' fastidioso nel combattimento perché per chi non è abituato. Visto che si è parlato di nave, l'abbiamo visitato la nave, dopo lui è salito un paio di volte e si è inchiodato, ma poi l'abbiamo trovato già. Qualcuno è riuscito nell'impresa. E allora ci siamo mossi sulla nave. La nave è decisamente bella, molto grande. Ci sono le varie zone su un ponte. Mi ricorda tanto quella di sì, però molto più bella. Cioè, sì. Io, perché sempre nella lì che abbiamo trovato un letto per trovare la dormire. Ah, sì, esatto. Tra l'altro della notte c'è da dire che non è così buia come ci aspettavamo, perché sì. Abbiamo anche delle foto che appunto c'è il letto, si può dormire come si è sempre dormito negli altri giochi. E cosa stavo dicendo? La notte che non è tanto buia, anzi è abbastanza illuminata, c'è da dire, speriamo che la scuriscano un pochino. E così è quasi giorno. È bello grande anche sotto.
siamo... Bella la nave, tra l'altro dalla nave abbiamo notato che ci sono anche i fulmini sotto sfondo, quindi non è male. La nave è molto realistica con l'acqua che entra quando piove. Sì, è vero, dentro la nave piove, ci deve essere qualche falla. Speriamo non affondi. Che dire più. E dicevamo poi, nei combattimenti comunque equipaggiabile c'era una sciabola abbastanza grande, diciamo, cioè una spada a una mano, ma non è un coltellino. Le armi da fuoco come tiratore devo dire che mi hanno fatto schifo. Questo vabbè, più che altro perché non c'è un minimo di... È abituato con i fucili veri, c'è da dire. Non c'è un minimo di movimento dell'arma come, che ne so, instabilità come principiante o... Tra l'altro quando il bersaglio è anche abbastanza dentro il cerchio si illumina e se si spara si colpisce, quindi si spara, si ricarica il cerchio, i colpi sono tutti lì, non è che c'è un minimo di... La magia non l'abbiamo provato, non è proprio minimamente... No, sono comparse solo le descrizioni, che prima non era che c'era appunto magia nera, sì, culto della morte, magia nera e rituale, un'operazione sì. E abbiamo anche visto la famosa animazione di slow motion quando si uccide colpo finale, un avversario, colpo finale, che con le galline è l'unico colpo, quindi... L'intelligenza artificiale credo che era mezza disabilitata, perché era peggio di cioè il Risen 1 era abbastanza buono nei combattimenti, cioè erano facevano sudare tutto, quindi qua sembra che mezza disabilitata. Reagiscono in ritardo. Stiamo sempre parlando di una beta 2. Poi combattono, ma all'inizio se ne fregano. Stiamo parlando di una beta 2, la versione studente quella del GameCom, la demo beta 2. C'è anche da dire che oltretutto hanno provato a colpire dei civili, dopo una serie di colpi dati a un certo punto ha cominciato cosa a prendere dei nemici. Si diceva che i civili fossero inattaccabili, ma sono inattaccabili per 4-5 colpi, sembra, poi cominciano a prenderli i colpi e si ribellano. Qualcosa da correggere, non è male. Non siamo riusciti a usare il colpo di grazia, non sappiamo per quale motivo. Lui provava a infierire sulla cosa per terra col fucile, ma... No. Il diario ricorda molto quello di Gothic 1 e Gothic 2 rispetto a quello di Gothic 3. Ci sono i mercanti e gli insegnanti divisi per categoria e probabilmente anche per luogo, però non si è ancora visto perché fino ad ora abbiamo visto solo un'isola. E le missioni sono riportate sia le sintesi sia i dialoghi, in modo che insomma uno possa anche guardare solo la sintesi anche, senza dove si legge anche tutto l'inventario, quanto, ogni oggetto ha la sua descrizione precisa. Esatto. Sì. L'inventario abbiamo notato che va in pausa, perché non è più strutturato come quello vecchio dove c'era l'inventario che era una finestrella nella schermata del giocatore mentre giocava, quindi va in pausa e le animazioni per il momento sembrano non essere implementate, ma non sappiamo se le implementeranno perché abbiamo provato a bere il rum dall'inventario veloce e l'effetto avviene ma non c'è animazione. Però comunque abbiamo visto alcune animazioni carine, tipo un contabile con il libro in mano che fa i conti. Quindi date le animazioni fatte così, non vedo perché non mettere le animazioni di bere o mangiare. Quindi. Cioè l'istruttore, è possibile, se uno ha bisogno di provarlo, mettere marchia sulla mappa, che ha il suo senso perché se io incontro una persona in un luogo posso anche farmi la X sulla mappa. Sì, infatti. Sì, considerando che sono più isole. La mappa generale. La mappa l'ha vista bene Luigi, il meteo. E le isole erano 6 o 7, però da quanto dicevano dovrebbe essere meno, non sappiamo ancora quante sono di preciso. Abbiamo le foto. Vede la zona nord, nord-est, che in pratica è il vecchio continente perduto, è tutta zona rossa, quindi sarà quella non praticabile, perché è distrutta dai titani. Esatto, nella parte più bassa invece c'è una zona che è rimasta protetta, diciamo, che probabilmente è la città iniziale del video, introduttivo, cioè Caldera. Poi si vedeva l'isola di Takarigua, so che è quella l'isola che si è vista insomma nella demo. E invece al lato sud-ovest c'era tutta un continente, che deve essere il nuovo continente da esplorare, che
sembrerebbe visitabile in alcuni punti seguendo le rotte. E comunque ci sono, comunque nella mappa si vedono bene segnate le rotte, ci sono pare, quindi ci potremmo spostare vari punti, dalle varie isole. Sì. Anzi, dalla caldera partono 5-6 volte, quindi forse si potrebbe anche scegliere da tutto il paese. Però questo non possiamo ancora essere. Ah, giusto, come funziona la fama per i talenti? Non l'abbiamo ben punti capito, però ci sono dei punti particolari. All'inizio della demo avevamo 1200 punti di gloria. Nell'inventario c'è forza, abilità con l'arco, eccetera, eccetera. Basta cliccarne uno, spendi 1000 punti di gloria e ti ha aumentato un punto. Certo. Si è capito questo, senza bisogno di maestri. Senza insegnanti, esatto. Poi c'era lo scassinamento, lo scassinamento che sì, esteticamente è identico a Oblivion, ma poi il meccanismo è tutto un altro, quindi non c'entra niente. E questo l'avete visto bene voi, quindi a voi la parola. Bene, poi pratica sembra il casino che il punto principale è trovare l'ordine in cui fare aprire i cilindretti. I cilindri. Insomma, non è una questione di tempistica, esatto, ma di trovare l'ordine. È anche da capire se il grimaldello si romperà o no con questo prezzo. E anche se c'è una questione di tempo. È più simile non era molto chiara come tu. È più simile al meccanismo reale come se dovessi scassinare qualcosa. Okay. Però esattamente come funziona col mouse non si è capito. Questo è tutto da Risen Italia. Speriamo di tornare per farvi vedere queste cose. Saluti da Zazzi. Zorini. Da Sacchio, ci rivediamo presto, spero con la nuova versione, l'ultima giornata prima che fanno incazzare di Silver. Colma, un saluto a tutti quanti. Da me. No, addio, da dietro le scene. Camera, ma è meglio di no.